Giochiamo contro Dinamo Paphos. Il primo che mi dice che bandiera è in chat vince l'Oscar. Minchia, leader generico, un missile terra-aria. Pazzesco, bravo, bravo, bravo. Giochiamo il Black Mardimer. Cavallo F6 giocato in pre-move, ragazzi. Male, male. Lo perdoniamo, non mangiamo in E4, ma lo perdoniamo riproponendo il sacrificio di pedone in F3. Niente, non se lo vuole mangiare. Non se lo vuole mangiare per niente al mondo. Però sta adottando comunque un modo di giocare abbastanza professionale. Se mangio, vuole reagire immediatamente al centro con E5. Che non è male, non è male per niente. Però mangiamo. E5 quotata a 1 e 12. Dopo la quale faremo cavallo F3. Mangerà in D4. E poi non ne ho idea in realtà. Oddio, cavallo G5? Spettacolo. Vabbè, cavallo F3 la facciamo. Se mangia, non so. C'è una parte di me che vuole giocare un po' alla vecchia maniera. Ah, alfiere D6. Ok. Niente, niente vecchie maniere. Dovremo giocare in una posizione strategicamente inferiore e basta, purtroppo. Strategicamente inferiore perché? Perché prima o poi questi pedoni verranno cambiati e io mi gioco una partita con il pedone E isolato, cioè senza possibilità che altri pedoni lo difendano. Però non è così male. Ho un pizzico di iniziativa che potrebbe compensare la cosa. Mettiamola così. Ora Rocco, alfiere G5. Ah, ho D5 anche. D5 potrebbe essere. Non so perché non è neanche valutata. Che crea altri problemi. Per quello non mi piace. Attacchiamo sul lato di re come ai vecchi tempi. I tempi in cui. Ora se mangia ci sono dei problemi qua, eh. No, meglio giocare H1. Prima di iniziare l'attacco, sempre migliorare la posizione del re in qualche modo. È una buona abitudine. Presa, mangiamo qua e magari dopo, chi lo sa. Cavallo E5. Sta bene il nero qua, non c'è niente da dire, sta bene. Alfiere B3, forse alfiere 2 sarebbe stato un po' più prudente, ma ormai E4 lo do per disperso. Orco. Addirittura così. Vuole darmi matto lui. Ah, ci sono questi sacrifici qua nell'aria, eh. Ma alfiere F4 direi che è necessaria quasi. Ok, una posizione molto aperta, molto, molto difficile capire chi stia effettivamente meglio. La sensazione è che il nero stia un filo meglio. Ma ogni mossa può cambiare la valutazione di tanto qua. Poi io parto sconfitto. Cioè, come mentalità, penso sempre di stare peggio. E quindi andiamo sempre a rincorrere. Grande Starboy. Uno di noi. Allora, dopo alfiere F4, che mossa fareste col nero? Donna H4 sembra essere controbattuta dal alfiere G3 con un po' di stabilità.
Donna H4, tra l'altro, non è una mossa che facciamo a cuor leggero, perché dopo l'alfiere in D6 rimane sospeso, quindi qualche piccolo trucco potrebbe anche capitare. D'altro canto, l'alfiere non ha senso muoverlo, cioè non ha case buone. L'alfiere è già messo benissimo qua, i cavalli stanno benissimo qua, la torre probabilmente è utile, è più utile in F8 che in E8. Quindi, cioè, addirittura A6, ragazzi, cioè A6 è una mossa che se è la mossa giusta è incredibile. Veramente incredibile, una posizione così aperta, mollare un tempo così a caso. Non è a caso perché sta minacciando C5 e C4. E C5-C4 l'alfiere intrappolato. Quindi non è che sia proprio una mossa assurda, però cavoli, per il carattere della posizione, una mossa così che non c'entra con lo sviluppo, non c'entra col centro, mi dà un po' di fiducia. Mettiamola in questo modo. Ora, dopo le cazzate che abbiamo appena detto, probabilmente A6 è una mossa più fastidiosa del previsto. Cavallo F5. Attacchiamo lui. Mangia, mangio. Coppia gli alfieri. Magari faccio cavallo E4 alla prossima. Ma sì, dai. Non lo so, non sono convintissimo. Vabbè, facciamo... È che mi chiudo la F dopo. Non so, mi sento tanto ipocrita ad aver criticato il pedone isolato fino adesso, e adesso che ho risolto il problema la mia posizione è peggiorata. Però almeno A6 adesso non ha alcun senso. Cioè, A6, boh, perché l'ha fatta? Se faccio C5 penso di avere alfiere D5. Se riesco a fare cavallo E4, iniziare a minacciare F6 e fare robe del genere, non mi dispiace. Non lo so, sono un po' confuso riguardo alla valutazione di questa posizione, però è quello che è capitato e ce lo teniamo. Allora... Donna C7. Chiaramente un'ottima mossa. Cavallo E4, sa da fa. Però la sensazione è che questi cavalli possano essere anche un po' problematici per lui. Tipo, ok, diamo per scontato che faccia torre di 8. Perché non può muovere l'alfiere. Se fa alfiere 7 c'è donna per G4. Fine. Quindi torre di 8. Io gli faccio... Mettiamo H3, la mossa più stupida della savana. Lui cosa fa? Dove lo mette sto cavallo? Che trucco mi tira? Perché la mia minaccia è, se sposta il cavallo, tipo cavallo F6, mettiamo, io mangio qua, torre per, e mangio il cavallo. Se sposta l'alfiere, c'ho sempre donna per G4, esattamente come prima, sempre giocando su questa cosa. Dovrei pensarci di più su questa mossa, onestamente, perché H3 è una mossa che, se è giusta, è vincente. Quindi controllare che vada bene per un minuto in più sarebbe la cosa giusta da fare, soltanto che è una noia mortale e siamo qua per intrattenere. Quindi H3...
Dove andiamo? Cavallo F6. Tutto come da piano. Cavallo per D6. E guadagniamo un tocco. Eh sì. Questo cipriota. Bene, bene. Andiamo a vedere se H3 era la mossa decisiva. Esatto, H3 vince. Vince e convince. Andiamo a vedere quanto non capisco niente di scacchi. Ok, qua leggero vantaggio al nero. E la cosa la sospettavo fortemente. Starboy, grazie mille per il sub con Prime. Ti vogliamo bene. Ben arrivato anche sul social viola. Re H1, per D4. Cavallo per D4, sa da fa. Cavallo E5. Ok. Alfiere B3. Cavallo. Ah, cavallo E G4. Sarebbe stata molto meglio. Secondo il buon Stockfish. Cavallo E G4. Invece alfiere F4. Qua parità. E A6. Non benissimo. Cavallo F5. La mossa giusta. E qua il bianco sta meglio. Come per magia. Donna C7, cavallo E4, vantaggio decisivo. Più 4 già qua. Ovviamente io ero ignaro di tutto ciò, ma sti grandissimi mazzi.